Ecco, infine sono orgoglioso di mostrarvi il risultato, che è il nostro pirografo, formato dallo stilo con la punta montata, il trasformatore, che per questioni estetiche e anche di sicurezza, visto che abbiamo 220 volt da questo lato del trasformatore, io vi consiglio di inserire in un contenitore plastico o anche di legno o di metallo. Comunque non si scalda, quindi può essere messo anche appunto in un contenitore in legno che potete anche costruire voi stessi e magari decorare con il pirografo. Proviamo ad attaccare la corrente e vedere l'usabilità di questo strumento. Dopo pochi secondi la punta inizia a scaldarsi. Appunto, riusciamo ad avere un tratto molto sottile proprio perché la punta a scalpello ha questa caratteristica e possiamo fare anche un lavoro di puntinatura. Oppure possiamo utilizzarla di taglio piatto per fare dei riempimenti, delle zone scure omogenee. Lo stesso pirografo può essere utilizzato facilmente sul cuoio, cioè la stessa maniera sul cuoio, dove scrive molto più velocemente e con un tratto ancora più pulito. Con il cuoio potete andare a limitare un pochettino la tensione, a diminuirla, quindi se vedete il video tutorial in cui vi parlo del trasformatore capite come fare, perché il cuoio è più semplice da incidere, quindi non ha bisogno di tutta quella temperatura che serve sul legno.